carambola tra auto, caos lungo la statale Postumi a San Biagio di Callalta, all'altezza del distributore Esso, poco prima dello svincolo con via Prati, per Rovare. 5 le auto coinvolte nell'incidente, pare originato dal tentativo di una vettura di svoltare alla pompa di carburante. L'auto che seguiva ha cercato di evitare l'impatto, è stata tamponata e nell'urto si è capottata, centrando altre 2 vetture, una che procedeva sulla statale, l'altra che si stava immettendo da una laterale. Un groviglio di lamiere che sembrava in un primo momento assai più grave per le conseguenze per le persone, in tutto 4 rimaste ferite nello schianto. Da Treviso è decollato l'elicottero del SUEM, giunto poco dopo sul posto, assieme ai vigili del fuoco, alla polizia locale e a 2 ambulanze. Timori soprattutto per una donna in gravidanza rimasta intrappolata in una delle auto. Fortunatamente nessuno dei feriti ha riportato gravi lesioni. Spetterà ora ai vigili urbani chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico sulla Postumia è stato deviato in direzione Rovare per circa 1 ora.